Benvenuti a nuova edizione del TGX Spettacular! Vorrei parlare di altro, di cose belle e spensierate. Purtroppo la mia redazione lavora anche d'estate per intrattenervi con le news attuali del momento. Proprio di attualità parliamo. Ricordate tutti l'evento che creò scalpore sul web? Ma che scosse anche il Ministero delle Arti Oscure che si occupa di analizzare eventi inspiegabili? Eventi come l'apparizione del fantasma che tra poco andremo a riproporvi. Ma c'è dell'altro, eh sì? Miei cari, dopo accurate analisi e comparazioni, possiamo assolutamente dire che tutto sommato l'apparizione considerata in passato non è unica. E adesso diamo la linea alla regia per il primo filmato della prima apparizione. A voi la linea, regia! Vai col filmato, Da sempre noi umani viviamo la vita su questa terra cercando di capire e scoprire cosa c'è oltre l'esistenza terrena. Ma cosa succede quando queste presenze si rivelano a noi sconvolgendo le nostre teorie e mettendo a rischio la nostra salute? Siamo soli? Quando si parla di fantasmi immaginiamo di tutto, ma poi quando c'è la reale apparizione tutto cambia. E ci rendiamo conto che i fantasmi e le presenze sono effettivamente così. Una stanza buia, fredda, senza ossigeno, è il luogo migliore che permette alle presenze di manifestarsi. L'apparizione arriva nei momenti più inattesi. Se sei connesso con quell'entità sarà possibile vederla ed interagire con lei. Ma rivediamo con attenzione tutto quello che accade. Come vedete, tutto sommato, l'apparizione è veloce, quasi impercettibile ma necessaria a visualizzare la sagoma inquietante dell'essere in questione. Una vestaglia a corta bianca, direi trasparente, ricopre in modo velato il corpo della presenza che culmina il suo look style con un'acconciatura particolare, forse dal passato. Un taglio che segue le geometrie delle scatole dei colombe pasquali. Non mostra alcun segno di perplessità nell'entrare in una stanza fino a quando una presenza più malefica di essa le ordina di uscire. Non è una novità che in quella casa ci siano state e ci siano ancora delle apparizioni, ma la cosa certa è che da quest'ultima notte nulla sarà più come prima. Allora, dopo la prima apparizione che vi abbiamo riproposto con il servizio, ci teniamo a sottolineare che per l'occasione è stata chiamata un'intera squadra dei ricercatori del paranormale con le dovute attrezzature che hanno lavorato sul campo. Ormai, grazie a questa apparizione, conosciamo bene i tratti e i lineamenti del fantasma. Quindi vi proponiamo ora, in cui è un nuovo documento, quello che la squadra di ricercatori del paranormale ha ottenuto dalle proprie strumentazioni. Questo fantasma appare e riappare in svariate circostanze. Ed ecco, bando alle ciance, ciance alle bande. Miau! Le immagini sulla nuova della nuova apparizione. Vai con il servizio! Oh, tutti baffi, rabbrividiti, ma andiamo, vai.
Visto, ragazzi, la cosa si fa sempre più inquietante, sempre più paurosa. E voi vivreste in un appartamento abitato da questa presenza? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Bene, per oggi è tutto per l'edizione TGX Spettacular. Se vi do appuntamento alla prossima, ai prossimi aggiornamenti. Buon weekend e buona domenica a tutti.